Buonasera e bentrovati a New Insurance, la trasmissione delle fonti TV dedicata al mondo delle assicurazioni e collegata all'omonima rivista diretta da Angela Maria Scullica. Come sempre vengo all'argomento di questa puntata. RC Auto e Polizze, la scelta consapevole. Insomma, un argomento ampio, ci sarà da discutere molto. E come sempre lo facciamo con i nostri ospiti che vi presento subito. Alla mia destra do un bentornato a Luigi Grazie. Deganotti, presidente di ACB, Associazione Categoria Broker. Lei era venuto in primavera, sono cambiate tante Da cose. allora Da sì, allora da sì, in allora questi sì. mesi. Alla mia sinistra invece do il benvenuto ad Emanuele Anzaghi, vicepresidente di Segugio.it. Cos'è Segugio.it? Come lo definiamo? Essenzialmente diciamo che è un comparatore di assicurazioni motor, quindi auto, moto, Lo autocarri. conoscono tutti, Lo conoscono in poi. tanti e poi facciamo altre cose, mutui, prestiti, conti, insomma, i servizi del nostro gruppo mutuo. Ecco, allora dicevo, RC Auto e Polizze, la scelta consapevole, partirei un po' dalla situazione del mercato dell'RC Auto. Partirei da lei, dottor Anzaghi, perché voi avete pubblicato proprio qualche giorno fa il vostro osservatorio Sì. sul mercato dell'RC Auto. Io l'ho un po' letto, poi lo faccio parlare lei, se no, dove ho visto che all'inizio dell'anno c'era stata l'interruzione del trend crescente delle tariffe, c'era stata una ripresa, poi in estate invece, non so se per il caldo, al posto di salire sono tornate un po' a scendere, insomma, primi 9 mesi, ecco, ce lo inquadri lei il Sì, mercato? parliamo di prezzi che forse è il Sì. tema che è più caro agli italiani. Ricordo che noi veniamo da un lungo periodo 2012-2017 in cui i prezzi sono scesi significativamente, quindi parliamo a livello medio nazionale del 25% sull'RC Auto e del 18,5% sull'RC Moto, quindi una discesa No, perché i importante. consumatori dicono che crescono sempre, in realtà. Allora, ovviamente questo è un dato medio aggregato, poi l'esperienza specifica di ogni singolo consumatore, però diciamo che è un dato che identifichiamo noi nel nostro osservatorio, così come IVA, Sanya, insomma, sostanzialmente il numero può variare qualche virgola, ma il concetto è lo stesso. Nel 2018 stiamo assistendo, diciamo, sostanzialmente a un assestamento, quindi un trend che è lievemente a rialzo per l'auto, ma parliamo di 1-2 punti percentuali con fluttuazioni mensili, per cui diciamo, praticamente impercettibili, e ancora un po' di calo sulla moto. In tutto questo periodo, come osservato da tutti, una riduzione dello spread, per usare un termine di moda, fra le diverse province italiane, cioè tipicamente le Tanto c'è province. quello nazionale che sale di spread. Esatto. E, quindi le province più costose, che nel 2012 erano più costose, sono scese proporzionalmente di più rispetto a quelle meno costose. Quindi c'è stato un processo di convergenza di allineamento per una serie di motivi. Quindi adesso siamo in un punto in cui ci potrebbero essere delle ragionevoli aspettative di incrementi dei prezzi. Sappiamo che la parte di gestione tecnica delle compagnie comincia a essere, non dico in affanno perché è ancora in positivo, però insomma diciamo, i costi dei sinistri sono attorno al 76%, i costi di gestione e tutto, quindi siamo in una situazione in cui una compagnia incassa 100, mediamente ne spende 97, Quindi ha una complessivamente. marginalità Molto abbastanza ridotta, costante. in più immagino che tutte le compagnie abbiano le preoccupazioni che abbiamo tutti noi sulla gestione finanziaria, che difficilmente, quantomeno nel breve, potrà dare un bel Quindi dobbiamo contributo. aspettarci, insomma, nei Quindi, prossimi diciamo, lo mesi. scenario potrebbe essere questo, quello di un incremento. È anche vero che ci troviamo di fronte adesso nel 2018 un mercato molto più concorrenziale, in cui la mia impressione da operatore del mercato della comparazione è che le compagnie ormai ragionino in una logica veramente competitiva e quindi il fatto che magari qualcuna possa avere difficoltà a tenere questo livello di prezzi e li voglia far crescere non impedisce ad altri operatori del mercato di voler continuare ad abbassare. Quindi non mi aspetto che ci sarà quella botta che c'era stata fra il 2009 e il 2012. Meno male, parlo come consumatore, come Assolutamente sì, cioè, assicurato. adesso ci sono degli anticorpi molto più forti nel sistema. Ecco, vorrei dare adesso la parola a Luigi Deganotti, dal suo di osservatorio, insomma, quello dei broker. Come vede il mercato? Estremamente difficile e complicato, giustamente come diceva il collega, difficile e complicato non solo per le ragioni appena esposte, ma anche per le nuove normative che sono entrate in vigore il 2 di agosto, per i provvedimenti IVASS
precedenti al 2 di agosto in attuazione del DDL sulla concorrenza, quindi gli sconti obbligatori, l'attestato dinamico e via dicendo. E soprattutto stiamo aspettando le ulteriori novità che arriveranno sul mercato, perché dovrebbe ritornare di moda il discorso del contratto base nell'RC Auto. Contratto base che era stato un po' accantonato circa 3 anni fa, se non ricordo male, proprio perché è un qualche cosa, uno che le compagnie non volevano, ovviamente. Ma il contratto base dovrebbe servire anche poi per la comparazione, in qualche modo. Perché... Dovrebbe servire anche per la comparazione, perché mentre oggi la maggior parte della comparazione viene fatta sul prezzo, poi si dovrebbe estendere anche al contenuto della copertura assicurativa, sì. Prezzo e garanzie, sì, diciamo. Allora, in realtà, visto che siamo broker anche noi, la comparazione è sul prezzo e su tutto il contenuto del prodotto. La realtà è che i prodotti oggi italiani sono molto complessi, molto diversificati, esatto. E questo, più che per un problema per i comparatori, è un problema per il consumatore nell'accesso diretto e nel confronto dei prodotti. Tanto è vero che si deve rivolgere tipicamente a un comparatore che è un broker e che quindi gli dà le chiavi di lettura per analizzare questo prodotto. Fai da te della comparazione. Sì, insomma. Perché sì. Oggi ci sono alcune situazioni per le quali le compagnie danno delle interpretazioni diverse o delle versioni diverse. Non so, parlo delle azioni di rivalsa, per esempio, nel caso di guida senza patente piuttosto che sotto l'effetto di alcol o stupefacenti, per fare degli esempi. E, per cui oggi, giustamente, come dice il collega, per un consumatore, fra virgolette, inesperto, cioè che non conosce la materia, è difficile districarsi nei meandri, diciamo così, di tutte queste clausole. Quindi il fatto di poter comparare se il contratto assicurativo è un contratto valido sia dal punto di vista di prezzo che dal punto di vista di copertura diventa difficile. Ecco perché io dicevo all'inizio, è soprattutto sul prezzo, non perché non si possa fare la comparazione anche sul contenuto, ma perché il consumatore oggi preferisce andare a vedere subito, cioè, mi costa 100 euro, finale, esatto, insomma. La voce finale, che è la diminuzione di costo. Sì, ma hanno tentato anche col conto corrente in qualche modo, no? Di fare il conto base eccetera confrontabile, perché anche lì poi non è semplice. Sì, sì, certo. Ecco, abbiamo introdotto il tema un po' delle novità legislative, ecco, lei come le vede? Vede che possono migliorare la concorrenza e quindi anche l'offerta dei prodotti? Ma allora, in generale direi che negli ultimi anni ce ne sono stati tantissimi interventi legislativi, l'effetto mi sembra di riscontrare dalla diminuzione dei prezzi legato a questi interventi e anche ad altro, però mi sembra che ci sia ovviamente il timore di una iperregolamentazione del settore che poi possa paralizzare. Da questo punto di vista alcune cose dovremmo vedere come funzionano e quanto sono efficaci. Quella del prodotto base potrebbe essere una misura interessante, dovremmo vedere però in concreto come viene declinata, per i motivi che sono stati detti dal collega, ma anche perché ad oggi secondo me è un elemento che proprio frena molto la mobilità dei clienti, perché spesso sono proprio le argomentazioni sulle diversità dei prodotti a frenare la voglia di cambiamento del cliente, del consumatore, da un prodotto all'altro. E poi ci sono altre cose che sono state ricordate, e dovremmo vedere per esempio tutto il tema della trasferibilità della black box, interoperabilità, quello è un tema interessante perché il Sud vede una presenza massiccia di questi dispositivi, fino al 60% in certe province, e quindi anche lì è un tema che, se gestito bene, può portare dei vantaggi, se gestito male può ingessare una realtà importante. Che poi dovrebbe pagarla l'assicurazione, la black box, anche poi sì. Però la mette dentro poi nel pacchetto in qualche modo assicurativo. La paga l'assicurazione, il tema è che adesso non c'è uno standard, un protocollo uniforme, quindi evidentemente a fronte di un vantaggio che il consumatore ha nell'adozione della black box, rischia poi di avere una maggior farraginosità quando vuole cambiare compagnia, perché magari deve disinstallare, esatto, quindi si sta tentando di avere un protocollo non unificato. C'è la portabilità del, come del sistema, la portabilità, diciamo, del mutuo, del conto corrente, esatto. Perché il ancora, mutuo si dice surroga, cioè insomma. È un po' incomprensibile il fatto che nel DDL della concorrenza, che poi è stato in ballo 3 anni circa, no, per l'approvazione, ci siano stati inseriti circa 12 o 13 articoli, adesso non ricordo esattamente, relativamente all'RC Auto,
ma non è stato inserito nessun articolo relativamente alla portabilità, perché la portabilità dello strumento che viene installato sulla vettura nel caso di cambiamento della compagnia, giustamente se l'assicurato deve smontarlo, rimontare poi un altro, sono tutti costi che vanno a incidere sul costo finale, perché poi noi consideriamo il costo della polizza il numerino che c'è in fondo a destra, no? Compreso le tasse, e lì potremmo aprire un altro argomento non da poco sulle tasse che vengono applicate nell'RC auto. Beh, sono alte le tasse applicate nell'RC. Assolutamente sì, assolutamente sì. Se consideriamo le tasse, tasse governative, il contributo vittime della strada e contributi vari, arriviamo a delle percentuali che superano il 20%, quindi non sono poche. Vabbè, siamo il paese delle tasse, sì, lo sappiamo. Cioè, è importante, perché normalmente si fanno confronti fra quanto costa l'RC al consumatore in Italia, esatto, quanto costa in Europa, c'è, cioè, un bel battente di costi di differenziale. E quello vale anche per le bollette della luce e del gas, insomma, certo. Nel confronto anche lì le tasse non scherzano. Ecco, però sì, quello che diceva Viganotti, effettivamente quello è l'intento buono della norma. Ovviamente ci scontriamo con un problema tecnologico enorme, no? Perché ogni compagnia adotta le sue tecnologie, i suoi sistemi di analisi dati, e quindi la mia personale preoccupazione, visto che parliamo di una realtà, è quella italiana, dove c'è una penetrazione di questo tipo di dispositivi unica nel mondo, direi, è che poi dopo l'implementazione che viene disegnata sia talmente complessa che freni addirittura il mercato. Ah, quindi potrebbe essere addirittura una rete controproducente. Eh sì, perché noi stiamo normando un mercato che nel frattempo si è sviluppato tantissimo. Appunto, ricordo, a Napoli, Caserta, in quelle zone, il 60% delle polizze hanno la black box installata. Magari a Milano non ce ne accorgiamo, no? No, perché lì ha portato anche a una riduzione poi del premio, perché erano molto elevate. Perché è l'unico modo che l'assicuratore ha per andare in qualche modo a discriminare il rischio specifico di quel guidatore, di quel conducente rispetto al rischio. I giorni scorsi si è parlato di questa ipotesi della tariffa, non ho capito bene, unica, ma... Allora, è articolata, non solo l'opinione di Viganotti, è articolata in un modo tale per cui credo sia difficile dare un'interpretazione, no? Perché si parla di tariffa più equa sul territorio, però si dice anche mantenendo le differenze territoriali, si allude al trasferimento, quindi francamente è difficile capire cosa si intende. Sì, da quello che ho letto sarebbero poco contenti gli abitanti del Trentino o di Bolzano, certo, e di più quelli se di Se questo Napoli, volesse dire che la variabile territoriale viene eliminata dalle tariffe delle compagnie, comporterebbe inevitabilmente... Diciamo il fatto che si pensa sempre, quando si pensa a zone geografiche italiane soggette a una sinistrosità, una frequenza soprattutto, non tanto in termini di importo assoluto, ma alla frequenza dei sinistri, si pensa subito alla campagna, il che non è vero, credo che il collega me lo possa testimoniare, la Toscana, il Veneto, quindi, che sono regioni molto più vicino a noi, eppure hanno dal punto di vista statistico una frequenza sinistri molto elevata. Allora, a me fa sorridere quando si parla di queste cose, ma non perché mi viene da sorridere, semplicemente perché tutte le volte mi ritorna in mente quello che l'IVAS ha scritto in questi provvedimenti, credo 36 e 37, adesso non ricordo, mi sembra 36, che è quello relativo agli sconti obbligatori che le compagnie devono applicare. Io dico, confesso la mia ignoranza, io non ho capito come si fa a calcolare lo sconto obbligatorio, e gli sconti da applicare sono due. No, infatti, io spero che loro, che sono molto più addentro, l'abbiano presente, ma veramente un consumatore che vorrebbe domani andare dalla compagnia e chiedere l'applicazione di questi sconti, che lo sconto obbligatorio e lo sconto, diciamo, aggiuntivo, giustamente devono fare dei calcoli sulla base delle tariffe applicate in determinate zone d'Italia, moltiplicate per coefficienti, insomma è una cosa assurda, no? Non so. E questo contribuisce ulteriormente. Queste cose quindi rendono più difficile anche proprio il confronto tra le offerte. Assolutamente. Allora. Sì, allora attenzione, in realtà il premio sui comparatori viene già inclusivo di questi sconti che se li calcola la compagnia. È un meccanismo complicato per le compagnie, tanto è vero che in alcuni casi so che qualche compagnia c'ha anche, o ci sta ripensando, all'opportunità di offrire la black box, e peraltro mi sembra di aver visto nell'ultimo report IVAS
calo di penetrazione per la prima volta da anni nelle nuove polizze della black box. Quindi... E poi noi siamo il paese che ne ha di più. Assolutamente sì. Siamo... sì, abbiamo 5 o 6 milioni di euro. Quindi ecco, questo è il rischio, cioè voler fare del bene ma renderlo talmente complicato da e poi questo è quello che succede, è quello che è successo. Ecco, parlavo prima di un confronto delle offerte e anche reti distributive, insomma. Cioè, una volta c'era solo l'agente, il broker, eccetera. Poi è arrivata la assicurazione diretta, il telefono, internet, sono arrivati in realtà come Segugio.it che vent'anni fa, da quanti anni c'è Segugio.it? Allora, noi come Segugio.it siamo operativi dal 2012. Ecco, dicevo, vent'anni fa non era immaginabile un servizio e una realtà di questo tipo. Anche se poi in Italia, diciamo, la penetrazione dell'online, del diretto è ancora un po' più bassa rispetto ad altri paesi. Ecco, le volevo chiedere, ecco, come vedete da questo punto di vista il mercato, cioè le reti distributive, la novità, l'online? Allora, io magari parlo dell'online e poi ti lascio la parola. È un punto Dolenz questo. Allora, sull'online effettivamente abbiamo una penetrazione delle cosiddette compagnie dirette che è molto bassa rispetto ad altri paesi, circa 10% del mercato sulle RC auto. E al contrario abbiamo una penetrazione dei comparatori superiori a tutta l'Europa in percentuale sulle compagnie dirette, tranne l'Inghilterra, l'unico paese in cui la penetrazione dei comparatori è maggiore. Io questo lo leggo proprio con la complessità dei prodotti, cioè le dirette da sole fanno fatica a proporsi sul mercato, il comparatore che è un broker, che ha un customer service composto da operatori qualificati assicurativi che spiegano le cose, riesce a rendere questo confronto ulteriormente facile. Immagino che questo canale, sono sicuro, continuerà a crescere come è cresciuto negli ultimi anni, peraltro nel 2018 solo in Italia sta ancora crescendo, anche se diciamo, il ruolo del leone lo giocano ancora le reti fisiche. Sì, allora dicevo prima che è un punto Dolenz, perché? Perché la nuova normativa che è entrata in vigore il 2 di agosto di quest'anno, con regolamento, in particolare con il regolamento 40 emanato dall'IVASS, che regola il recepimento della IDD, la normativa europea, no? E ci pone di fronte a delle situazioni che fanno un attimo riflettere. Perché? Intanto il fatto che le compagnie di assicurazione sono ufficialmente dei distributori di polizze assicurative, non che prima non lo facessero, lo facevano anche prima, però oggi sono anche loro soggetti a tutta la normativa della ex, chiamiamola, intermediazione. Secondo luogo, non dobbiamo dimenticare che è stata inserita una nuova figura di intermediario nel mondo assicurativo, che è il cosiddetto intermediario accessorio. Intermediario accessorio, tanto per restare nel campo dell'auto, è il concessionario d'auto piuttosto che la fabbrica addirittura, la quale oggi offre le coperture assicurative avvalendosi di un intermediario tradizionale, cioè di un agente o di un broker. Dal 2 di agosto, se vuole, lo può fare direttamente prendendo accordi con la compagnia. Quindi, quindi il concessionario può vendere le polizze in qualche modo? Relativamente a ciò che lui vende. Sì, sì. Cioè la nuova normativa dice può offrire polizze che siano complementari al bene o al servizio che viene offerto. Quindi nella fattispecie vende l'autovettura e magari la vende con un finanziamento o con un leasing, è gioco forza che offrirà le coperture assicurative, non solo RC Auto, perché nella normativa si dice che queste nuove figure di intermediario accessorio non dovrebbero offrire polizze di RC, a meno che non siano integrative del prodotto. E io mi domando, se vendono un'autovettura con un finanziamento, sicuramente si vogliono cautelare. Quindi questo sposta notevolmente l'equilibrio del mercato attuale. E non solo, sposta notevolmente, a mio avviso, l'equilibrio con le compagnie di assicurazione, che sempre più cercheranno di disintermediare il rapporto con il consumatore, avvalendosi degli strumenti informatici e elettronici di cui loro dispongono per offrire al consumatore un prodotto diretto. Quindi, mentre oggi, giustamente come diceva il collega, il broker comparatore che cosa fa? Può mettere sul tavolo una serie
di contratti assicurativi di diverse compagnie e indicare quali sono i contenuti e il relativo prezzo. E poi diventerà un pochino più difficile questa cosa qua. Sarà un cambiamento, insomma. Quindi è il cambiamento della normativa che porta a un mercato diverso. Mercato diverso. Sì, non so se definirlo disintermediazione o cambio dell'intermediazione in diverse forme, però sì, ci sono grossi cambiamenti in atto. Ecco, però vengo all'ultima domanda, che è un po' il ruolo della consulenza. Le chiedo cosa chiedono soprattutto coloro che fanno il confronto eccetera attraverso Segugio, cioè l'automobilista italiano che cosa vuole sostanzialmente? L'automobilista italiano è proprio attento a queste differenze di cui parlava Viganotti poco fa, quindi la rivalsa, quindi capire l'esatta portata della garanzia massimale, scoperti, franchigie di un prodotto rispetto ad un altro. Poi abbiamo una buona percentuale di consumatori, soprattutto quelli che conoscono il nostro servizio e ritornano, che si sanno autogestire perché ormai hanno preso confidenza, altri che si rivolgono al servizio telefonico. Però sì, ad oggi i prodotti non sono standardizzati e quindi è assolutamente necessario fornire tante, e i prodotti effettivamente sono diversi. Ecco, io vedevo... Volevo solo aggiungere una cosa rispetto alla consulenza e rispetto a quello che diceva dottor Anzeghi adesso, cioè la nuova normativa ha inserito anche un nuovo sistema che si chiama POG, cioè il controllo del prodotto, della gestione del prodotto, che ci sarà anche nell'RC Auto, anche se non la vediamo molto applicabile, però questo cosa vuol dire? Vuol dire che le compagnie di assicurazione faranno sempre di più prodotti standardizzati. Quindi sì che sarà più semplice da parte del consumatore individuare le differenze. Ma il mercato non chiede più personalizzazione, no, andiamo verso la standardizzazione. Per questo che dicevo. Che... Io penso che forse la cosa migliore sarebbe un prodotto di... perché una delle cose che ho sempre trovato un po' paradossale, c'è l'obbligo dell'RC Auto ma non è stato definito nel dettaglio cosa questa garanzia debba offrire, no? Cioè uno scoperto, c'è una franchigia, cioè questo... Ogni compagnia lo interpreta a suo modo, forse l'ideale sarebbe un prodotto di riferimento uguale e poi delle personalizzazioni che però uno si sceglie, quindi voglio o non voglio la franchigia, mi costa di meno, mi costa di più, la rinuncia alla rivalsa in caso di stato di ebbrezza è una cosa che voglio, allora a quel punto io ho una base dalla quale posso partire e poi applico. Ma c'è una maggiore richiesta di coperture, cioè l'incendio, il furto, dal nostro punto di vista, quello tutte che rile- queste cose che... Sì, significativo. Lo correlo evidentemente, questo lo vediamo anche nei numeri di produzione, il ramo CVT cresce, lo correlo evidentemente alla discesa dell'RC, cioè abbiamo sempre più consumatori che invece di voler spendere, di ridurre la spesa, vogliono mantenere il livello di spesa e coprirsi meglio. Quindi, come al supermercato, spendere uguale e riempire di più terreno. L'anno scorso, ho speso €400, quest'anno voglio spendere questa cifra, mi va bene, però voglio la garanzia in più, voglio la rinuncia alla rivalsa in caso di stato di ebbrezza e così via. Ma io volevo aggiungere questo, cioè la mia preoccupazione è anche relativamente a quello che ho detto prima, cioè sul POG. Speriamo, mi auguro, che non succeda che anche nell'RC Auto le compagnie facciano le polizze personalizzate, ma non personalizzate in funzione di quello che chiede il cliente, ma personalizzate, rispettando la normativa, in funzione della tipologia di cliente. Cioè mi spiego. Mentre per una polizza RC, per esempio, RC professionale piuttosto che copra l'attività di uno, le compagnie dovranno studiare un target market e scrivere un contratto assicurativo adeguato a quel target market, il che può avvenire anche nell'RC Auto, quindi significa, per paradosso, che l'idraulico che gira tutto il giorno con un'autovettura può avere un contratto assicurativo completamente diverso dall'impiegato che sta invece tutto il giorno in ufficio, perché ovviamente il rischio è diverso e le esigenze sono diverse, non magari tenendo conto che l'esigenza dell'RC Auto, giustamente come ho detto, è una legge dello Stato obbligatoria e deve avere delle garanzie che devono essere uguali per tutti. Poi quello che è in più o in meno, in funzione di quello che uno, di una persona che vuole avere un costo superiore o inferiore, può essere, come dire, trattato in quel momento.
Però speriamo che queste sono tutte cose che dobbiamo ancora vedere. Solo una ultima domanda con una risposta velocissima, perché sì, ci mancano 30 secondi. Il mercato in futuro delle reciato sarà meglio o peggio di oggi, sempre dal punto di vista dell'efficienza del consumatore, con tutte queste novità? Io spero meglio, però spero anche che le novità non siano troppe, perché altrimenti lo ingessiamo questo mercato. Sono perfettamente d'accordo. Ho qualche dubbio sul fatto che sarà meglio, perché occorre anche una politica di comunicazione intensa da parte di tutto il mondo assicurativo, perché fino a quando noi, la comunicazione, diciamo, giornalistica, no, assolutamente, perché fino a quando io mi scuso, ma purtroppo quello che rileviamo noi è questo: fino a quando anche l'RC Auto sarà sempre soggetta al costo fine a se stesso, non usciremo mai da questo imbuto. Va bene, invece noi usciamo dalla trasmissione perché siamo arrivati al termine. Ringrazio allora Luigi Viganotti, di presidente di ACB, ringrazio Emanuele Anzaghi, vicepresidente di Segugio.it, ringrazio voi che ci avete seguito. Vi ricordo che il contenuto di questa puntata, come sempre, lo ritroverete in uno dei prossimi numeri di New Insurance, e arrivederci alla prossima trasmissione.